Marte in penombra, i crateri di Marte in primo piano, una piantina di Marte che ne indica le aree battezzate dagli scienziati, moderni esploratori di nuovi mondi. Sono innumerevoli le immagini del pianeta rosso pubblicate sui social network, associate all'account della Visual Monitoring Camera del Mars Express Orbiter dell'ESA lanciato nel 2003. La storia della webcam è piuttosto particolare perché tratta di una rinascita. Lo strumento è una camera a bassa risoluzione inviata nello spazio al solo scopo di documentare il distacco dall'orbiter di Beagle 2, il lander della missione. Monitorato quel momento nel dicembre del 2003, la camera è stata spenta. È rimasta inattiva per 4 anni, fino a quando gli scienziati dell'ESA hanno pensato di accenderla di nuovo per vedere se poteva essere ancora d'aiuto, magari per motivi di informazione e divulgazione delle attività spaziali, senza interferire con gli obiettivi di Mars Express. E qui inizia la sua seconda vita. Non solo la Visual Monitoring Camera funzionava ancora, ma aveva anche un punto di osservazione privilegiato, da cui poteva fornire delle immagini di Marte impossibili da catturare da Terra. Grazie a queste caratteristiche è diventata immediatamente molto popolare in tutta la comunità di appassionati astrofili. Dagli studenti agli artisti, dagli insegnanti ai semplici cittadini, da tutti i continenti si sono collegati con l'ESA per poter scaricare, condividere e in alcuni casi rielaborare le immagini fornite dalla webcam marziana. Le immagini finiscono su una pagina Flickr dedicata entro 75 minuti dall'acquisizione e sono riproducibili con licenza Creative Commons. E gli utenti apprezzano, tanto che si può stimare che le foto marziane siano state viste e ricondivise milioni di volte. Non male per una webcam che sembrava spenta per sempre. Sul fronte scientifico, invece, è di questi giorni la notizia che il team di Mars Express ha elaborato una teoria riguardo ai misteriosi pennacchi di Marte. I pennacchi sono elementi avvistati per la prima volta nel 2012 dalla formazione finora ignota e che, sviluppatisi nell'arco di 10 ore e visibili per 10 giorni, si estendevano fino a 250 km di altezza sulla superficie di Marte per coprire un'area di 1000 km per 500. Nel periodo in cui gli enigmatici pennacchi si sono sviluppati, la sonda Mars Express non era rivolta verso di loro, quindi non li ha osservati direttamente. Gli scienziati hanno però esaminato i dati raccolti dall'orbiter relativamente alle misurazioni di plasma e vento solare in corrispondenza del fenomeno dei pennacchi. E hanno scoperto che proprio in quel momento, in quella zona, le emissioni di massa dalla corona solare stavano investendo Marte. L'idea è quindi che i pennacchi siano stati causati dallo space weather, cioè da quei cambiamenti nello spazio dovuti ai fenomeni originati dal Sole. È però molto difficile mettere in relazione in maniera inequivocabile due fenomeni. Gli scienziati si sono dedicati ad un'accurata ricerca negli archivi per venire a capo della questione e hanno trovato che è rarissima la coesistenza di emissioni dalla corona solare e pennacchi. È successo però anche sulla Terra. Era il 1997 e il telescopio Hubble rilevò sul nostro pianeta un simile enigmatico pennacchio in corrispondenza del fenomeno solare. È anche vero però che su Marte si sono abbattute molte conseguenze dell'attività della nostra stella senza per questo dare vita a pennacchi di sorta. Una delle ipotesi formulate dall'ESA è che le emissioni della corona solare provochino perturbazioni nella ionosfera di Marte, tali da muovere parti di polvere e ghiaccio dalla parte alta dell'atmosfera fino a spingerle ancora più in alto e formare i pennacchi. Di fatto sono tanti i processi che potrebbero averli formati, ma se queste creste marziane dipendessero effettivamente dall'interferenza dello space weather, si potrebbe arrivare alla spiegazione del perché Marte abbia perso tanta parte della sua atmosfera, trasformandosi dal mondo caldo e umido che era un tempo nel pianeta freddo, asciutto e polveroso che conosciamo oggi. È necessario quindi continuare con l'osservazione costante del pianeta rosso, sfruttando al massimo anche tutte le webcam della sonda Mars Express. I segreti di Marte sono al centro dell'attenzione della comunità internazionale, soprattutto perché da qui a 20 anni è attesa la prima missione umana sul quarto pianeta del Sistema Solare.